qualche settimana fa un turista è stato aggredito per strada. C'è un problema grave della sicurezza. È possibile che quando si arriva a Napoli ci deve essere la, diciamo, il cartello benvenuti nell'inferno? Lei che cosa propone per migliorare questa città? Guardi, io il fatto del turista che sta aggredito a Piazza Municipio, da quando è iniziata la campagna elettorale, sto dicendo una cosa: che il porto deve diventare un'unica cosa con la piazza. Bisogna fare un sottopasso per far passare le macchine in modo che i turisti possano andare direttamente sul centro della città. E ho detto anche che in questo momento i turisti che attraversano Via Marina, se riescono a superare la strada, e cioè a non essere investiti quando attraversano la strada, corrono il rischio poi quando vanno oltre con gli scippatori e i delinquenti. Questa cosa non si può fare. Io ho detto che farò un gruppo di 250-300 vigili urbani ben addestrati per fare questo tipo di attività, faranno polizia del territorio, controlleranno le zone turistiche e controlleranno i quartieri a rischio. Un'altra notizia poi ha fatto un po' scalpore, che sono stati alcuni suoi sostenitori che sono corsi sui motorini per le strade a inneggiare comunque in suo favore e a minacciare anche i ragazzi che stavano davanti al centro sociale SCA. Lei come si pone nei confronti di questi sostenitori che poi comunque finiscono anche per provocare delle tensioni, sperando che poi che non ci siano effettivamente degli scontri? Ma guardi, a me non risulta questa cosa, risulta esattamente il contrario, cioè ci sono stati degli scontri, che l'altro giorno c'erano dei miei ragazzi sotto un gazebo come questo, sono stati aggrediti a Piazza Dante, hanno distrutto il gazebo, hanno distrutto la pubblicità e gli hanno anche detto di non presentarsi più a Piazza Dante, altrimenti gli avrebbero aperto la testa. Io sono stato aggredito il 15 aprile, sono stato aggredito il 30 aprile, sono stati aggrediti i miei ragazzi, è stata aggredita una ragazza che sta nelle mie liste, che stava nelle mie liste Liberi per Lettieri. A me questo risulta, che poi qualcuno su motorino dice Lettieri sindaco, un ragionamento, un'aggressione. No, è un video del 17 maggio che gira anche su internet ed era un folto gruppo di ragazzi. Io pensavo che lei ne fosse a conoscenza in qualche modo. Ma vede, probabilmente il fatto che girano sui motorini e fanno una cosa del genere, e c'era il video, perché ho difficoltà a pensare che i ragazzi manifestano 5 minuti e si portano le telecamere appresso. Evidentemente qualcuno l'aveva organizzato apposta. Certamente sì. Noi appoggiamo Lettieri, siamo molti fans di Lettieri. E conoscete il programma? L'avete letto? Sì, l'abbiamo letto, però l'importante è quello là che abbiamo letto 2 giorni fa, che lui parla proprio per il turismo, per i disoccupati, che noi abbiamo un movimento di disoccupati di lotta, siamo di destra e quindi il programma che lui ha fatto, delle idee politiche, parte il programma, le idee politiche che lui ha per i disoccupati come il turismo, la raccolta differenziata, ci sono cose che comunque noi a Napoli ne abbiamo bisogno, perché Napoli è stata abbandonata sia dal Bassolino, dalla Iervolino, quindi se loro veramente rimane quella idea politica, per noi appoggiamo in pieno. E qual è, scusami, quello che ti ha colpito sul turismo poi? Sul turismo il fatto che le navi da crociera, oppure quando arrivano i turisti qua, devi pensare che le agenzie turistiche, la prima cosa che fanno, prendono i turisti, li portano a Sorrento, Capri, Ischia, e a Napoli non viene nessuno. Cioè, secondo me, quando arrivano le navi da crociera e si fanno dei bei giri turistici per questi quartieri, guardi come stiamo facendo adesso con le persone dei quartieri, che tu metti a lavorare le persone del quartiere, fai conoscere i quartieri, comunque sera ci sono, cioè il turismo a Napoli è lo sviluppo, perché veramente se si lavora bene con i turisti noi possiamo lavorare, ma parecchie persone.